Se sembra male ai vostri occhi servire il Signore, sceglietevi oggi chi servire, se gli dei che i vostri padri hanno servito oltre il fiume, oppure gli dei degli Amorrei, in cui territori abitate. Quando a me e alla mia famiglia serviremo il Signore. Chi è che serviamo nella nostra vita? Tante volte ci troviamo a servire idoli, cose che ci portano lontano da Dio e dalla vita buona. Possiamo però prendere l'esempio anche di San Francesco, lui che si faceva chiamare l'araldo del Gran Re, colui che portava la sua voce in giro per il mondo e si era messo a servizio di Dio, l'unico vero grande re che anche noi dobbiamo servire. Sceglietevi oggi chi servire. Così si esprime il profeta Giosuè rivolgendosi al popolo di Israele appena entrato sotto la sua guida nella terra promessa. Servire significa qui mettere al primo posto nella vita, dedicarsi con passione e perseveranza. Al di là della situazione storica in cui il passo è ambientato, l'invito di Giosuè rimane sempre attuale. La parola di Dio, infatti, rivolge a te questa domanda: chi vuoi servire? Il Signore della vita che ti libera dal male, oppure i tanti idoli di ieri e di oggi che promettono false illusioni? Insieme. Signore Gesù, che con la tua passione e morte hai scelto di essere servo di tutta l'umanità, infondi in noi il coraggio di eliminare ciò che ci impedisce di servirti e di deciderci per te, unico e vero Dio. Di deciderci. È uno scioglilingua.